Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi vi delizio con un nuovo creepy Hollywood story. E oggi parliamo di una grandissima attrice di Hollywood, anzi, una delle più grandi dive dell'era hollywoodiana. Joan Crawford, un'attrice drammatica di grandissimo talento, ma dalla controversa personalità e con un passato di segreti e scandali di cui oggi vorrei raccontarvi un po'. Lucy Faye Losser, vero nome di Joan, nasce a Sant'Antonio, Texas, il 23 marzo 1904. Leggenda vuole che il padre di Lucille se la diede a gamba ancora prima che venisse al mondo. La madre, in condizioni economiche precarie, si ritrovò a crescere da sola lei e il fratello Hal. Dopo un po' si risposa con un impresario teatrale, Harry Cassin, che fin da bambina la faceva esibire nei vari spettacoli che organizzava, sotto lo pseudonimo di Billy Cassin, un nome breve e irriverente con cui Lucille amava farsi chiamare. Lucille, dall'età di 9 anni, frequenta la St. Agnes Academy, ma non potendosi permettere la retta, dovette guadagnarsi il posto in accademia, lavorando come cameriera nella mensa della scuola. La sua carriera scolastica però, e questo fu un suo grande cruccio, si fermò all'età di 13 anni. Lucy però era intenzionata a tirarsi fuori dalla sua condizione di ragazza di umili origini, sì, perché Lucy era ambiziosissima e questo aspetto della sua personalità unita a una tenacia senza pari e un viso incantevole sarà la chiave del suo successo. Intorno al 1922 si trasferisce a Chicago, dove inizia la sua carriera come ballerina nei nightclub. Da lì a Broadway, come ballerina di fila, il passo è breve. Ma Lucille, come diventa Joan Crawford? Si dà il caso che proprio durante uno spettacolo di Broadway, un producer della MGM la nota frattante e la invita a Los Angeles. Lì entra a far parte dell'enorme, grandissima schiera di artisti della Metro-Goldwyn-Mayer, ai tempi fra le case di produzione più importanti del cinema. Alla MGM, Lucille inizia davvero a perfezionare le sue già spiccate doti artistiche. Comincia per lei una dura gavetta. All'inizio viene ingaggiata come comparsa e appariva in tantissime scene, specie dove c'era da ballare, perché appunto era una grandissima ballerina con queste gambe lunghissime e bellissime. In molti di questi film possiamo scorgerla all'interno di una scena affollata, fare capolino, oppure alle spalle della star di turno, assumere il suo sguardo iconico, magnetico e dall'effetto drammatico assicurato. Film dopo film, comparsa dopo comparsa, attira l'attenzione del capo della MGM, che abbiamo già incontrato, Louis B. Mayer, che per prima cosa le cambia nome. Sì, perché quel nome, Lucille de Sieur, diceva, suonava troppo simile a Sieur, che in inglese significa fogna. Ballerina e comparsa lascia il campo alla futura star del cinema, Joan Crawford, che secondo il volere dell'attrice avrebbe dovuto essere pronunciato come Johan. C'è anche da dire che quel cognome a Joan proprio non piaceva, anzi lo odiava, diceva che suonava come crawfish, che in inglese significa pesce persico, ma nello stesso tempo riconosceva in quel nome un certo senso di sicurezza e alterigia, che poi sono le caratteristiche della Crawford e dei suoi innumerevoli personaggi. La Major ha di certo inventato per lei un nome, ma fu lei stessa a cucire su di sé il personaggio iconico di Joan Crawford. Come disse una famosa sceneggiatrice della MGM, nessuno aveva deciso di rendere Joan una star. Fu Joan a decidere che sarebbe diventata una star. Con i suoi occhi magnetici, l'enorme allure e le doti drammaturgiche, Joan Crawford incantava le platee. Parallelamente alla sua nascente carriera nel cinema, Joan inizia anche la sua lunga sequela di matrimoni. Si sposerà 4 volte in vita e si sposa una prima volta nel 1929 con Doug Fairbanks Jr., figlio del celebre attore Douglas Fairbanks, che la introdusse nei circoli che contavano, quelli a cui aveva sempre aspirato, spinta da un'ambizione sfrenata. Solo che Joan a quei tempi era quella che si definiva un po' una ragazzotta del Kansas. Le cene di gala a casa dei suoceri erano sempre un incubo, non sapeva mai che posate usare. Il suocero si accorse di questo suo disagio e una sera decise di burlarsi di lei. A una cena dove venne servito del pesce, Fairbanks Senior afferrò un coltello invece che una forchetta. Joan, seduta accanto a lui, sbirciandolo, lo imitò. Solo dopo si rese conto di aver sbagliato quando vide la padrona di casa, la famosa Mary Pickford, matrigna del marito, afferrare una forchetta. Joan sprofondò nell'imbarazzo, il suocero invece si fece una grassa risata. Mentre il suocero alla fine
finì con il volerle molto bene, i rapporti con Mary furono sempre pessimi. Le due si detestavano a vicenda. Ma non importava, non c'era tempo per indispettirsi perché per Joan si stava aprendo un nuovo capitolo della sua magnifica carriera. Dal cinema muto passò al sonoro e Joan si fece trovare prontissima a questo attesissimo ma anche temuto passaggio di consegne. E al contrario di molte sue colleghe attrici che si ritrovarono disoccupate perché la loro voce non andava bene, la Crawford ne uscì alla grande. Il primo film con sonoro originale fu L'Indomabile del 1929. Quando Joan sentì la sua voce per la prima volta, ne fu inorridita e disse: «Ma questa non è la mia voce, sembra la voce di un uomo». E in effetti il timbro della Crawford era decisamente basso e profondo. I'm not blaming you. Say, what's this about the delay? How long am I booked for this bird, you know? Anche la sua dizione era ottima. Negli anni precedenti, quasi paventando l'avvento del sonoro, aveva lavorato a lungo per togliere quel suo accento del sud-ovest. Joan, ambizioso come nessuna, prese a imparare dalle più grandi, dalla Garbo ad esempio che lei adorava, e da loro apprese i trucchi per apparire sempre al top, da come usare le luci o come posizionarsi sotto esse, alla postura da assumere, allo sguardo altero che fu il suo marchio di fabbrica. Come iconiche erano le sue spalle, molto larghe rispetto al busto, e che l'attrice, insieme al suo costumista, decise di accentuare usando delle spalline davvero davvero importanti. Ma niente fu semplice per Joan. Ogni ruolo che ottenne fu da lei duramente inseguito, con la tenacia e la determinazione che sempre la domineranno. Spesso per farsi dare la parte, Joan, che aveva una memoria da elefante, arrivava ai provini già preparatissima con tutte le battute in mente. Una volta entrò nell'ufficio di Louis B. Mayer, si sedette alla poltrona e davanti a lui prese a parlare non come Joan, ma come la protagonista del film. Inutile dire che anche quella volta ebbe la parte. A quel primo film ne seguirono tantissimi altri, per esempio Grand Hotel, con cui recitò a fianco di grandissimi attori, come la divina Greta Garbo, con cui però non divise alcuna scena con suo grande disappunto. E ben presto il mito di Joan Crawford si consolidò. Da ruoli di comprimaria ottenne sempre più ruoli da protagonista. Le sue eroine erano tutte donne estremamente volitive, dal carattere indomabile, estreme, forti, indipendenti, ribelli, anche molto tristi a volte. E dopo tutto, ce la vedreste la Crawford recitare nei panni di un personaggio ingenuo e sognatore? Io no. Sulla scena fece quasi coppia fissa con un altro carismatico attore della Golden Age, Clark Gable, colui che nel 1939 diventerà iconico nel ruolo di Rhett Butler in Via col vento. I due insieme gireranno ben 10 pellicole. Una coppia davvero formidabile, e non solo sul set, ma anche fuori. Sì, i due ebbero una lunga relazione, di cui tutti sapevano, marito compreso, ma che Joan rivelò solo dopo la morte di Gable. Joan disse anche che Clark Gable era stato il più grande amore della sua vita. Nel frattempo arrivò il suo primo divorzio, nel 1933. Si risposò con l'attore French Todd Tone. Ben presto anche quel matrimonio iniziò a non funzionare bene. French Todd dovette pagare pegno alla moglie per aver usufruito del suo nome, molto più importante del suo. Intendiamoci, l'attore era davvero bravo, ma non sfondò mai davvero. Per ricompensare Joan, French Todd dovette essere sempre molto accondiscendente con lei, accontentarla in tutto, dirle sempre quanto brava fosse, quanto splendida apparisse sulle riviste e sulla scena. «Oh, che bel vestito hai, mia cara, e che capelli, mia adorata! Oh, stasera eri di gran lunga la più bella!» In pratica, più che un marito, era un innalzatore di stima, e tutto questo alla lunga esasperò l'uomo, che iniziò anche a essere piuttosto violento con Joan. I due, neanche a dirlo, divorziarono nel 1938. Nel 1940, dopo 3 aborti, Joan capisce di non poter concepire. Adotta così Cristina, una bella bambina bionda che anni dopo sarà per Joan una vera spina nel fianco. O forse dovremmo dire che Joan fu una spina nel fianco di Cristina, ma ci arriveremo. Joan però voleva anche un bel maschietto e qualche tempo dopo adotta anche Christopher. Joan fu tra le prime donne single a prendere in adozione dei bambini, infatti dovette adottarli fuori dallo stato della California, dove appunto non era permesso alle donne single di adottare. Le foto della Crawford insieme ai suoi bambini ci restituiscono l'immagine di una donna e madre appagata. E tanto le piacque il ruolo di mamma che qualche anno dopo adottò anche una coppia di gemelle, Katie e Cynthia.
Se dal versante privato le cose per John parevano andare molto bene, anche se era già in ballo il suo terzo divorzio, sul piano della sua carriera nel cinema, ahimè, le cose iniziarono a precipitare fin dal 1937, anno in cui John girò il suo ultimo film di successo. Dopo quello venne inserita nella lista definita Box Office Poison, di cui faceva parte anche la Garbo, quella lista di attrici che pur non facendo più grandi incassi venivano ancora strapagate, a discapito di altri attori altrettanto talentuosi ma sottopagati. La dura legge della Hollywood di allora era spietata, non c'era posto per attrici mature. Hollywood voleva attrici sempre più giovani e fresche, quel tipo di freschezza che ormai la quasi quarantenne Joan non aveva più. I ruoli per lei iniziarono a scarseggiare, inesorabile si aprì la parabola discendente di Joan e la MGM un bel giorno le dette il ben servito. Ad approfittarne fu la Warner Bros., che alla metà della cifra del suo precedente ingaggio con la MGM le fece firmare un contratto a lungo termine. Le sottoposero vari copioni, ma lei li rifiutò tutti e per 3 lunghi anni non girò neanche un film, fino a che non seppe di un ruolo che la Crawford credeva tagliato per lei. Quello di Mildred Pierce, la storia di una donna e madre molto forte che trovandosi da sola con 2 figlie si rimbocca le maniche e dal nulla costruisce una carriera nel mondo della ristorazione. Un personaggio complesso, sfaccettato e dalle mille sfumature. E cari amici, ottenere quel ruolo fu per John la cosa più difficile mai affrontata. Il regista Mike Curtis la odiava apertamente e non solo non la voleva come protagonista, ma non la voleva proprio in nessun ruolo. «Non voglio quelle sue spalle larghe sullo schermo», disse il regista. Ma Joan, che a tenace non era seconda a nessuno, chiese umilmente di poter fare una prova con la giovane antagonista del film che interpretava la malvagia figlia di Mildred, Vida. Joan girò la sua scena e aspettò che il regista desse lo stop. Ma lo stop non arrivava. Allora si voltò verso il regista per capire cosa stesse accadendo e vide che l'uomo era in una valle di lacrime, incapace di dare il cut alla scena. Alla fine le disse «I love you, baby». Inutile dire che quel ruolo fu subito suo. E in quel ruolo Joan Crawford mise tutta se stessa e diede un'interpretazione intensa al complesso personaggio di Mildred Pierce. E per quel ruolo venne persino candidata all'Oscar nella categoria di miglior attrice protagonista. Per John, o comunque per un'attrice in genere, ricevere un Oscar è la cosa più importante per la carriera di un artista. Era qualcosa che temeva e allo stesso tempo agognava. Ma quella sera, la notte delle premiazioni, la Crawford dette forfè adducendo una brutta influenza e a nulla valsero le innumerevoli chiamate per capire se ci fosse la possibilità che facesse un'apparizione. Nulla. La Crawford rimase tutto il giorno a letto in vestaglia. La sera delle premiazioni lamentava dolori e difficoltà a respirare. L'avrete capito, in realtà stava fingendo per non andare. Non voleva che nessuno potesse compatirla nel caso in cui non avesse vinto. Quella sera, ovviamente, rimase tutto il tempo attaccata alla radio. Quando fecero il suo nome, si mise a urlare di gioia, a saltare sul letto come una matta. Poi si affrettò a convocare il suo parrucchiere personale e la sua toccatrice. I fotografi quella sera la immortalarono nel suo letto in splendida forma, con la statuetta fra le mani e un sorriso radioso. Vincere l'Oscar l'aveva guarita di colpo. Ma com'era Joan Crawford fuori dal set? Su di lei si costruirono tante storie circa il fatto che Joan fosse molto dura, pretenziosa, estremamente esigente, maniaca del controllo e germofobica, ma fu soprattutto il suo ruolo di madre a essere messo in discussione dopo la sua morte. Adesso facciamo quindi un piccolo salto in avanti. Siamo nel 1977, Joan è morta da pochi mesi e all'apertura del suo testamento in pochi rimasero stupiti dallo scoprire che Joan Crawford aveva diseredato i suoi figli maggiori, Christina e Christopher. È mia intenzione non fare alcuna disposizione per mio figlio Christopher e mia figlia Christina per ragioni che sono a loro ben note. Christina non dimentica però e l'anno dopo pubblica un libro che nelle intenzioni dell'autrice doveva scardinare l'immagine perfetta della Crawford. Quel libro si chiamava Mammina cara ed è un ritratto spietato della Crawford nel suo ruolo di madre, ritratta come abusante e ossessiva. Christina in quel libro non risparmia alla madre niente. In quelle pagine descrive in maniera più che dettagliata i soprusi che lei e il fratello dovettero subire da bambini.
Tanto per iniziare pare che Joan fosse alcolizzata, cosa che fu confermata in seguito da amici e biografi. Inoltre, la loro casa di Beverly Hills era un via vai continuo di uomini, che i bambini chiamavano tutti indistintamente zii. Quando gli zii erano per casa, Christina era contenta perché significava che Joan l'avrebbe lasciata in pace. Se invece in casa non c'era nessuno, Joan si sfogava con loro e li picchiava sistematicamente per le ragioni più disparate, o perché non finivano quanto avevano sul piatto, o perché non avevano fatto i loro compiti, o perché semplicemente riteneva che andassero puniti. Sono tantissimi gli episodi narrati dalla figlia. Ad esempio racconta di come i figli dovessero prendere appuntamento con lei se volevano parlarle, nonostante vivessero nella stessa casa. La disciplina era per Joan più importante di tutto il resto. La Crawford, per riportare l'ordine, era solita picchiare Christina e Christopher con una spazzola per capelli, al punto da romperne addirittura tre sul di dietro della figlia di appena 4 anni. Sempre secondo quanto dice Christina, Joan insistette molto affinché i figli imparassero a nuotare fin da piccolissimi. Un giorno, per testare le loro abilità nel nuoto, decise di sfidarli a una gara di nuoto. Nella prima gara Joan fece vincere Christina. Le altre gare, invece, furono tutte vinte da Joan. Ovviamente Christina, mortificata e offesa, le disse: «Ma non è giusto, sei stata scorretta, mamma!» La madre la guarda e, ridendo, le dice: «Ma Christina, cara, io vincerò sempre, sono più grande, veloce, io vincerò sempre!» Quel piccolo scontro, secondo Christina, segnò per sempre il sentiero dentro cui madre e figlia camminarono per il resto della loro vita insieme. Christina racconta anche come ad ogni compleanno Joan, più che fare una festa alla figlia, volesse creare una sorta di evento spettacolare. La prima volta Joan aveva invitato 15 bambini e allestito una sorta di set a tema giostre nel giardino di casa. Ingaggiò inoltre un clown che intrattenesse i bambini. L'anno dopo i bambini erano aumentati e, oltre al clown che terrorizzava Christina, tra parentesi, mise in piedi un piccolo spettacolo di marionette. L'anno dopo ancora allestì addirittura un piccolo circo con tanto di animali e giocolieri, una banda musicale, tantissimi clown e fuochi d'artificio, pony e scimmiette che suonavano l'organetto. Sembrava davvero un evento aperto al pubblico, più che il compleanno di una bambina di 7 anni. Peccato che la piccina non conoscesse nessuno dei bambini invitati e che i bambini stessi, mentre in giardino avveniva la festa, dovessero stare seduti e composti. Christina, poi, vestita con pizzi e lazzi, era così timida che quasi non apriva bocca e non interagiva con nessuno. Le foto dei suoi compleanni sono sequele di visi che lei non riconosce. Lì sperimentò la solitudine e il sentirsi fuori posto. I bambini di Joan dovevano anche seguire una rigida routine. La sveglia suonava sempre allo stesso orario, anche di sabato e domenica. E i ragazzi facevano poi colazione, sempre allo stesso orario. Dovevano dopodiché lavare i piatti e rifare i loro letti. Anche sul cibo Joan era rigidissima. L'attrice non tollerava che i figli non terminassero ciò che avevano nel piatto e li costringeva a finire tutto facendo leva sul loro senso di colpa, pensando ai bambini che durante la guerra erano affamati e senza cibo. Racconta Christina che una volta a cena venne servita loro una bistecca di carne pregiata, ma questa era eccessivamente al sangue e Christina riuscì a mangiarne solo i bordi, che erano un po' più cotti. Mangiare quella carne la rivoltava e proprio non riusciva a inghiottirla. Sta di fatto che non ne mangiò. Peccato che quello stesso piatto venne servito a Christina per colazione con un bicchiere di latte ed era più disgustoso che mai. Non lo mangiò, ma non ebbe altro cibo per il resto della giornata. A cena si ripete la stessa scena. Di nuovo quell'orrido piatto di bistecca per cena. Come a colazione fu costretta a guardare quella carne cercando il coraggio di mangiarlo. Quando ci provò, andò a rimettere. La mattina successiva era certa che quell'orrido piatto fosse ancora in frigo, pronto ad aspettarla. E il peggio era che adesso aveva davvero, davvero fame. Come c'era da aspettarsi, per il secondo giorno di fila a Christina fu servita la carne. Joan a quel punto venne chiamata dai domestici di casa perché anche a loro tutto quello sembrava folle. Joan si fece passare la figlia al telefono. Christina, impaurita, accostò l'orecchio alla cornetta. Joan, in preda a una rabbia cieca, le stava urlando di essere una bambina molto molto ingrata ed egoista. A Christina sembrava che ogni cosa che facesse potesse scatenare le ire della madre e non ne capiva la ragione.
L'autrice nel suo libro parla a lungo anche della terribile ipocondria della madre, che si univa a un disturbo ossessivo-compulsivo legato all'igiene personale e della casa. Mania che ovviamente la donna rivolse anche ai figli. A volte la sua ossessione verso l'igiene personale prendeva totale possesso di lei. Arrivava a fare 5 dolci al giorno e si lavava i denti ogni 2 ore, anche se non aveva mangiato nulla. E ovviamente si lavava le mani in maniera compulsiva. Per le pulizie di casa ordinava a tutti di fare la loro parte, gemelle comprese. Ma il peggio accadeva quando Joan, nel cuore della notte, svegliava tutti ordinando di pulire i pavimenti con uno spazzolone e tanto detergente. Cristina li chiamava i raid notturni di una maniaca delle pulizie. Una notte Joan irruppe in camera di Cristina e aprì la sua cabina armadio, una sorta di mini stanza dove c'erano dentro tutti i suoi vestiti. E iniziò a tirare fuori ogni sorta di abito, lamentandosi con rabbia di quanto disordinata fosse la figlia. Una rabbia incontrollabile, dirà Cristina, che se ne stava terrorizzata sotto le coperte. E quando la madre emerse dall'armadio, aveva uno sguardo tale il trionfante e l'allucinato. Improvvisamente la trascinò fuori dal letto, tirandola per i capelli con una mano, mentre con l'altra la schiaffeggiava sulle orecchie. Poi la prese per le spalle e iniziò a scuoterla, afferrò alcuni vestiti attaccati a delle grucce in fil di ferro e lanciò in faccia la figlia. Poi, con una voce che sembrava provenire dalle viscere della terra, le urlò alle orecchie: «Quante volte ti ho detto che non voglio vedere le grucce di ferro? Quante volte ti ho detto che non voglio vedere le grucce di ferro?» E immaginate questo tono molto 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 più arrabbiato di quello che sto tentando di fare io. La stanza di Cristina dopo il raid notturno era un completo disastro e nella sua furia cieca Joan aveva persino ribaltato il letto e prima di uscire dalla camera della figlia le disse: «E adesso sistema questo disastro». Anche con Christopher non fu meno malvagia. Il ragazzino prese a soffrire gli sonnambulì. Anche con Christopher non fu meno malvagia. Il ragazzino prese a soffrire di sonnambulismo. Joan quindi pensò bene di legarlo la notte per evitare che vagasse in giro per casa. Oppure, se si comportava male, non esitava a prendere i suoi giocattoli e a metterli in vendita. E secondo il racconto terrificante di Cristina, questi episodi perdurarono per tutta la giovinezza della figlia. Tanto che quando Cristina iniziò anch'essa a recitare, a Crawford era così gelosa del successo della figlia che quando questa dovette assentarsi dal set di una soap opera dove stava recitando, per una cista ovarica, la Crawford si presentò sul set, pronta a prendere il suo posto. Cristina però, fin dall'incipit, ci tenne a sottolineare quanto amasse la madre e quanto l'avesse fatta soffrire non poter avere un rapporto sereno con lei. È certo un fatto, Cristina fece uscire il libro quando ormai la madre non poteva più difendersi e questo le attirò tantissime critiche. Le gemelle, Katie e Cynthia, pur ammettendo che la madre fosse parecchio rigida e scrupolosa, mai confermarono che l'attrice scendesse a tali livelli di cattiveria, anzi dissero che fu una madre molto amorevole con loro. Così come gli amici più stretti della Crawford non credettero mai alle accuse lanciate da Cristina, bollandole come fandonie di una donna incattivita per essere stata diseredata. Anzi, di Joan dissero che era una donna molto ambiziosa, certo, ma anche umile, con i piedi per terra e che si prendeva cura degli altri, incredibilmente legata al suo pubblico che le mandava centinaia di lettere a cui lei rispondeva sempre. E in effetti Joan mandava bigliettini e cartoline un po' a tutti, amici, colleghi, per tutti aveva una parola gentile e si mostrava sempre sinceramente interessata alle loro vite. Mandò persino una cartolina scusandosi con un'attrice molto giovane a cui anni prima aveva accidentalmente versato del vino rosso sul vestito bianco. Accidentalmente non direi, l'aveva fatto apposta. Solo perché lei aveva osato dirle: «Oh, Mrs. Crawford, lei è l'attrice preferita di mia madre». Viene da chiedersi come la stessa persona possa essere descritta in maniera così diametralmente opposta rispetto a lì. Ma torniamo alla Crawford, che verso la fine degli anni 50 si sposerà per la quarta e ultima volta. Il suo ultimo marito non è un uomo qualsiasi, è il miliardario Alfred Steele, il capo indiscusso della Pepsi Cola. In lui Joan trovò un porto sicuro. Alfred era un uomo tutto d'un pezzo che le sapeva tenere testa e che le diede quel senso di protezione e sicurezza che in fondo, dietro la scorza dura che la donna sembrava avere, Joan ricercava. Come ebbe a dire un suo partner sul set, dietro quell'aria da leonessa si nascondeva una bambina triste.
Il matrimonio con Alfred fu la sola gioia di John di quegli anni. Dal punto di vista lavorativo le cose non andavano granché. I pochi ruoli che le proponevano erano tutti per melodrammi su donne confuse e in crisi, anche se lei, da eccelsa professionista, affrontava ogni ruolo come se fosse quello della vita. Anche l'aspetto di Joan gradualmente cambiò. I suoi lineamenti si indurirono, gli occhi si fecero più grandi e gli zigomi più delineati. La linea della bocca era anch'essa dura per via di un trucco che ne delineava nettamente i contorni. Poi un giorno le arrivò la proposta di lavorare a un nuovo film tratto da un libro che a lei piacque moltissimo, Che fine ha fatto Baby Jane? La storia di due sorelle ex dive del cinema, di cui una un'ex bambina prodigio, incastonata nel suo passato da baby diva, l'altra invece costretta su una sedia a rotelle dopo un incidente e che subisce le angherie della prima. A John venne proposta la parte della sorella vittimizzata in sedia a rotelle e non se lo fece dire due volte, accettò senza esitazioni. Ma chi avrebbe fatto la sorella delirante? Fu John a fare un nome in particolare, il nome della sua acerrima rivale, Bette Davis, e quanto deve essersene pentita in seguito. Le due dive, entrambe dalla personalità ingombrante, mai ammisero di detestarsi a vicenda, ma in realtà tutti sapevano che fossero acerrime nemiche. Dirà Bette Davis, il momento migliore con John sul set? Oh, quando l'ho lanciata giù dalle scale, suppongo. Pare che la rivalità fra le due dive provenisse da molto lontano e che avesse a che fare con il secondo marito di John, Frank Stott, che nel 1934 divideva il palcoscenico di New York insieme a Bette Davis e che prima ancora avevano girato insieme il film Dangerous. La Davis ne era follemente innamorata, peccato che lui flirtasse già con la Crawford, che di lì a un anno sposerà. John verrà spesso a trovarlo dietro le quinte e Betty odiava il fatto che French Totton tornasse sul palco tutto sporco di rossetto dopo aver pranzato con la Crawford. Beth ne era gelosa marcia. Nelle intenzioni del regista Robert Aldrich c'era quello di fare una commedia grottesca dalle atmosfere gotiche, permeato da un crescendo di delirio e terrore. Sul set le due dive non litigarono mai apertamente, ma non fecero altro che farsi dispetti e lanciarsi frecciatine. Un giorno Joan si fece scappare una frase infelice. Ritengo che Miss Davis si metta di profilo per coprirsi il viso. Lei la chiama arte, ma io la chiamo l'escamotage per nascondere la bruttezza. Beth non si scompose, anzi rispose per le rime. Miss Crawford ha dormito con tutti gli uomini della MGM, a parte Lessi. Boom! Bette Davis era tra le poche ad Hollywood a non temere di imbruttirsi per amore di scena. Un giorno si presentò sul set con l'iconico trucco per cui rimarrà alla storia. Cerone bianco, guance rosa, occhi bistrati, rossetto rosso e parrucca di boccoli biondi. John non trattenne una risatina. Per la diva il trucco di Bette la imbruttiva oltremodo. Bette, al contrario, non capiva perché mai John si ostinasse a sembrare sempre così glamour. Un giorno sul set fece la sua apparizione un distributore di Coca-Cola. Era stata Beth a pretenderlo perché, disse, lei non beveva le imitazioni. Ovviamente il suo bersaglio era John, che poco prima aveva perso il marito, patron della Pepsi-Cola. John ci rimase malissimo e gliela giurò. Un giorno dovevano girare una scena particolarmente difficile. Beth, alias Jane, avrebbe dovuto trascinare giù dal letto Joan, alias Blanche. John quel giorno si presentò sul set con il suo abito di scena consueto, dentro cui aveva nascosto dei pesi. Quando il regista diede il ciak, Beth provò a spostare John, che fece in modo di rendersi più pesante del normale, rendendo difficoltosa la scena. Beth, a denti stretti, provò ancora, ma finì con il farsi male alla schiena. John si era vendicata. Un'altra volta toccò a John farsi male, sì perché Beth, non si sa se appositamente o meno, la colpì in testa, facendole molto male. Da allora la Crawford pretese la controfigura. John in fondo però l'ammirava e invidiava la sua cultura e il suo stile un po' british. Proprio lei che non aveva neanche finito le elementari. Dal canto suo, Beth non mancava mai di farla sentire a disagio con battutine al vetriolo. Il film venne alla luce nel 1962 e fu un grande successo al botteghino. Per la sua interpretazione della ex diva Jane Hudson, Bette Davis venne candidata all'Oscar.
Uno dei crucci più grandi di Joan fu quello che la sua rivale avesse vinto un Oscar in più di lei. Potete solo immaginare come prese il fatto che l'Academy avesse nominato la Davis per il film in cui avevano recitato insieme. Per Joan, un'eventuale vittoria della Davis sarebbe stato uno smacco insopportabile. Decise quindi di giocare d'astuzia. Un giorno si vestì di tutto punto e si presentò al cospetto della splendida Anne Bancroft, per capirci la Mrs. Robinson del laureato, nonché felice moglie di Mel Brooks, che quell'anno era stata candidata per il suo ruolo nel film Anna dei Miracoli. La Bancroft, proprio in quel periodo, era impegnata in una tournée a teatro e impossibilitata a volare fino a Los Angeles. Joan quindi si offrì umilmente di ritirare per lei l'Oscar in caso di vincita. Anne Bancroft gentilmente accettò. Finalmente arriva la notte più attesa dell'anno. Dietro le quinte una nervosissima Bette Davis fa su e giù torcendosi le mani. Quando Frank Sinatra annuncia l'attore che avrebbe premiato la vincitrice, la tensione si tagliava a fette. Nel frattempo una silenziosa Joan si preparava al suo ipotetico ingresso. And the winner is... Anne Bancroft in Miracle. Quando venne fatto il nome di Anne Bancroft, anticipata dal fruscio di un abito lungo la passerella che porta al palco, eccola emergere dalla penombra, in un abito color argento fatto di strass, i capelli cosparsi di cipria argentata, altera e orgogliosa, passare impettita davanti a Bette Davis, mormorando susseguiosa un «Pardon». Joan salì sul palco trionfante, afferrò l'Oscar e lesse emozionata le poche righe dettatele dalla collega. Sembrava proprio che quell'Oscar l'avesse preso lei e tutto dal vestito al tono soffiato al grazie finale era stato studiato fin nei minimi dettagli. Bette Davis, furiosa, lasciò la sala delle cerimonie prima della fine. Il giorno dopo, sulle prime pagine delle riviste c'era una raggiante Jo Crawford con l'Oscar fra le mani. La rivincita sull'odiata rivale fu impagabile, ma Betty non dimenticò mai. Quando gli chiesero un commento sulla morte della Crawford, la Davis dirà: «Non si dovrebbero mai dire cose brutte sui morti, solo bene. Joan Crawford è morta, bene». Ma diedero al pubblico tra le performance più forti e intense della storia del cinema. Quel film, che in seguito diventerà un vero e proprio cult, se da un lato fece rinsavire le sue quotazioni, dall'altro rappresentò l'acme di quella ultima porzione della sua carriera. Dopo quello, la Crawford inaugurò il filone dei cosiddetti horror geriatrici, in cui poche dive del passato seppero sottrarsi. Gli anni 70 furono tutto un fiorire di film da cassetta con protagoniste donne psicopatiche, assassine, ossessive, vendicative e in là con gli anni. Joan poi affrontò un provino per il film Piano Piano Dolce Carlotta dello stesso Robert Aldrich, se possibile ancora più creepy di Baby Jane, ma alla fine vi rinunciò perché si trattava di recitare di nuovo con la Davis e Joan, memore del famoso film di 10 anni prima, alla fine vi rinunciò, accampando come scusa quello di un esaurimento nervoso e a suo dire fu rapidamente rimpiazzata dall'attrice Olivia de Havilland. Joan commenterà acida: «Sono contenta per Olivia, ha proprio bisogno di un buon film». Gli ultimi anni sono fatti di film di dubbio gusto, dove l'attrice, un tempo energica e sicura di sé, appare quasi smarrita. In questo periodo il suo rapporto con l'alcol si fa davvero, davvero grave, fino a che un giorno, ubriaca, non cade rovinosamente sul pavimento del bagno di casa, sbattendo la faccia. A quel punto smise subito di bere. Tutto, ma non la sua faccia. La sua ultima apparizione pubblica fu per un evento mondano e risale al 23 settembre del 1974 alla Rainbow Room di New York, in occasione del compleanno della vecchia amica Rosalind Russell. Joan in quell'occasione si presentò con una parrucca riccia, con delle strane mesh grigie, come si usava al tempo. Il suo corpo era fasciato da un vestito rosso e una vistosissima collana. Ovviamente, come ogni evento che si rispetti, era pieno di fotografi che frenetici la immortalarono per tutta la sera. La mattina dopo, a colazione, Joan sfoglia distratto una rivista di gossip ed eccola lì la sua immagine impietosa impressa sulla carta patinata. Senza le giuste luci, il suo viso appariva stanco e vecchio, il collo cadente e sciupato.
Chiuse orripilata la rivista e, piena di rabbia, esclamò: «Se è così che appaio, nessuno mi rivedrà mai più». E fu di parola. Joan visse gli ultimi anni della sua vita da reclusa nel suo appartamento di New York, lontana dalle ville lussuose di Beverly Hills, dove aveva vissuto tutta la sua vita. Smise di tingersi i capelli e passava il tempo guardando soap opera, oppure, per provare a se stessa che la sua memoria reggeva ancora, metteva su uno dei suoi vecchi film e ne recitava le battute a memoria. Quando era troppo nervosa, si dava le pulizie. Smise anche di scrivere bigliettini e cartoline di auguri. Nel 75 un cancro lentamente si insinuò nel suo corpo. L'ultimo suo servizio fotografico fu affidato alle sapienti mani di John Engstead. Sul suo viso sofferente si staglia il suo sguardo, insolitamente dolce. La mattina del 10 maggio del 1977, Joan si sveglia di buon mattino, chiede alle sue domestiche di vestirla in maniera elegante, si mette a letto con una tazza di tè e dei cracker, poi chiude gli occhi per sempre. Joan muore per un attacco di cuore nella solitudine della sua camera. E in tanti insinuarono che Joan si fosse tolta la vita per evitare ulteriori sofferenze, o per non vedere il suo corpo decadere ancora di più. La sua uscita di scena non fu clamorosa, anzi tutt'altro, fu silenziosa. Venne cremata e la sua urna fu posta vicino a quella dell'ultimo marito, Alfred Steele, nel cimitero di Hartsdale. Joan fino all'ultimo fu una donna di eccezionale tempra, fatta di luci e tante ombre, stacanovista, perfezionista, è decisa a rimanere tra le più grandi dive di Hollywood. La sua è una fama che travalica le generazioni, le mode e che diventa pietra miliare nella storia del cinema. E si conclude così il mio video. Io spero che questo video un po' particolare, un po' più glamour, un po' più, anche se un po' creepy, devo dire, vi sia piaciuto. Avevo bisogno un po' di alleggerire, visto l'ultimo video, quello su Mariolini, che è stato abbastanza angosciante per me. Avevo bisogno un po' di leggerezza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è un po' lungo, anche se non parla di crimini, però ogni tanto ci sta anche parlare d'altro. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, iscrivetevi anche alla pagina Instagram che trovate nel box. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!